Ciao a tutti, benvenuti, bentornati sul mio canale, sono Mariano, oggi parliamo di posta elettronica. Tantissimi di noi utilizzano Gmail come posta elettronica, quindi oggi ti voglio far vedere 5 estensioni che ci permettono di gestire la nostra posta elettronica di Gmail nel miglior modo. Ci arrivano tantissime email, spesso dobbiamo scrivere tante email, quindi passiamo tantissimo tempo. Strumenti esterni, quindi come le estensioni, che sono dei piccoli programmini, a volte fatte da terze parti, possono permetterci una gestione della posta elettronica davvero molto più adeguata e a volte migliorare tutto il nostro processo anche così di lavoro oppure di studio e così via. Quindi oggi ti faccio vedere queste estensioni, mi raccomando, se non hai visto altri video sulle estensioni te li raccomando, perché adesso non vedremo come installare un'estensione. Ti darò i nomi, poi ti lascerò tutti i link in descrizione. Comunque è semplicissimo installarle, basta cliccare, dare l'ok insomma di gestione della tua posta, quindi molto molto semplice. Prima di partire però ti voglio parlare dello sponsor di oggi, che è FiscoZen. Se hai una partita IVA oppure se sei indeciso se aprirla oppure no, se fa per te, se è difficile aprire una partita IVA e gestire tutta la partita IVA, stai ben attento perché forse posso esserti utile. Adesso ti faccio vedere la loro dashboard di come si può gestire una partita IVA e così ti accorgerai anche tu quanto è semplice gestirla con FiscoZen. FiscoZen è un servizio che ti permette di gestire la partita IVA completamente online, senza stress. Con il loro servizio hai accesso a diversi strumenti online che ti daranno la possibilità di emettere le fatture, anche elettroniche, di avere in tempo reale le tue previsioni sulle tasse, ed eccole qui, e di gestire e modificare i tuoi database, ad esempio dei clienti oppure dei fornitori. Inoltre, con il loro servizio si ha un consulente fiscale dedicato, pronto a rispondere a tutte le domande e a intervenire se si hanno problematiche fiscali, e sempre pronto ad aggiornarti sulla tua partita IVA. Questo è il loro sito ufficiale, poi ti lascio tutto in descrizione. Per chi vuole usufruire dei vantaggi di FiscoZen, potete trovare un coupon di sconto di 50 euro sul primo anno, basta richiedere la consulenza gratuita, quindi cliccare sul link che ti lascio in descrizione e dai automaticamente 50 euro di sconto. Insomma, per le persone che come me, che anche sono completamente al di fuori e non sanno la differenza tra detrazione e deduzione, forse FiscoZen fa a caso nostro. Veniamo subito a noi e cominciamo con la prima estensione che ti voglio far vedere. Si chiama Gmail Tabs, e cioè posso aggiungere, guardate qui, delle tab, quindi delle schede sopra per facilitare la lettura. Come faccio? Devo creare delle etichette, magari abbiamo tantissime etichette qui, però qualcuna di esse è più importante di altre, e dunque una volta che mi creo le etichette, come si creano le etichette l'abbiamo visto in altri video, una volta che l'ho creata, queste sono le mie etichette, ad esempio Facebook, voglio inserirla anche questa lassù, posso, guardate come c'è Add to Tabs, e guardate come Facebook viene automaticamente qui. Non ho ancora nessuna mail con l'etichetta Facebook, però se ce l'avessi le avrei qui all'interno di questa tab. Qui sulla destra posso gestire le etichette, ad esempio rimuoverla se Facebook non la voglio più, oppure editarla, dargli un altro nome, ad esempio se la rimuovo gli dico ok, done, e guardate come Facebook non c'è più. Quindi questo ci permette una gestione veloce e quindi di passare da un tab all'altro tramite le etichette, che sono uno strumento fantastico di Gmail. La prossima che ti faccio vedere si chiama Write Inbox, è l'unica che per alcuni servizi a pagamento, ma te li faccio vedere quelli che sono a pagamento e guardiamola insieme. Se inizio a scrivere, io l'ho già installata, guarda come tutto mi diventa verde e ha tantissime cose, la firma ce l'abbiamo già chiaramente anche in Gmail, ma questo abbiamo un accesso rapido. Qui posso scegliere tra le mie firme e anche gestire firme. La cosa che a me piace tantissimo sono i modelli. Qui abbiamo diversi modelli in inglese che però io potrei anche tradurre in italiano e poi utilizzarli. Se ad esempio metto il meeting demo e poi clicco, guarda come mi viene già un modello in cui basta inserire qui il nome e poi un modello su
una riunione magari che dobbiamo avere. Li posso mettere in italiano, qui ho gestisci modelli, quindi posso gestirli tutti quanti come voglio. Qui posso impostarne uno in maniera predefinita. Se vado qui su sequenza, questa è una cosa completamente a pagamento, però posso vedere che nel abbonamento a 0 euro, guardate quante cose ho a disposizione, 10 mail, eccetera. Poi se vuoi fare l'upgrade puoi farlo tranquillamente. Puoi inserire delle GIF automaticamente qui, magari ecco, mettere questa se ti piace, oppure metterne altre, poi puoi posticipare. Questo ce l'abbiamo anche in Gmail, eccolo qui, send later, qui ce l'ho in italiano. Questa è una cosa molto interessante perché mi tiene traccia, ad esempio, dei link oppure delle aperture delle email. Infatti, se vado qui su posta in arrivo, guardate come qui ho queste 5, vuol dire che la mia email è stata aperta 5 volte, ma 0 click su un link che io avevo inserito qui. Guardate, avevo inserito questo link, ma ho avuto 0 click. Altra cosa bellissima è sul promemoria, e cioè se non mi arriva la risposta da parte di qualcuno, vedete, solo se nessuno risponde, posso fare delle azioni, ad esempio ritorna in posta in arrivo, cioè la mail mi ritorna, così mi ricordo che quella persona non mi ha risposto, oppure altre cose metti in cima, oppure altre cose che posso fare nel caso in cui mando una mail e nessuno mi risponde. Quindi questa estensione, anche se è a pagamento da un certo punto in poi, però può aiutarci davvero tanto e farci risparmiare tantissimo tempo, ad esempio sui modelli, che sono molto interessanti. Andiamo avanti su questa che ti faccio vedere adesso, ed è Reverse Conversation. Avete notato che, ad esempio, a me le mail più recenti sono in cima, invece Gmail ha come suo standard il fatto che le mail vanno in cima le più antiche e poi a scorrere le più recenti. Se voglio il contrario, come ad esempio fanno, non so, Outlook o da altri gestori di posta elettronica, posso farlo con questa estensione. Infatti, guarda qui, eccolo qui, questa è l'ultima email che ho ricevuto ed è ciao, tutto bene, ed invece tutte le altre stanno in fondo, quindi quelle meno recenti. Guarda come anche i tasti di rispondi ed inoltre, che in genere stanno sotto, invece in questo caso sono sopra, così posso avere tutto a disposizione e le ultime saranno in cima. Ora ne vediamo un'altra. A volte siamo stressati da tutte le email che ci arrivano, abbiamo la nostra posta elettronica con tantissime email. Possiamo nasconderle, e cioè avere un effetto visivo e psicologico che ci dice: guarda, non ne hai nemmeno una. Poi tramite un click possiamo invece decidere di rivederle tutte, oppure ad intervalli di tempo nascondere tutte le nostre email, così non ci prende l'ansia di dover rispondere. Inbox when ready for Gmail. Scusa se ho pronunciato male, ma questo è il nome dell'estensione, che vediamo immediatamente insieme. Ecco, eccola qui, se vado su Inbox, guardate come ho questo tasto Hide Inbox, e quindi lo nascondo fisicamente, oppure Show Inbox. Se però vado sulla gestione delle mie estensioni, e ci posso andare qui, guardate come, questa vedi è quella di cui abbiamo parlato prima, trovo Inbox when ready for Gmail e vado sulle opzioni. Posso anche decidere la frequenza, e cioè dopo 10 minuti di inattività, ad esempio, nascondile, oppure un tempo in cui nascondere, quindi dei timing tramite cui nascondere a tempo tutte le mie email. Anche questa, quindi, dai, potrebbe essere utile a qualcuno di noi. Ma adesso ti parlo di una fantastica che a me ha salvato davvero tantissime cose. Quando devi scrivere una lettera, ad esempio in inglese, e non sai bene se è giusto oppure no quello che stai scrivendo, Grammarly ti aiuta. Grammarly fa tantissime altre cose, però abbiamo l'estensione di Grammarly for Gmail e io la uso sempre. Guardate, mi metto qui, inizio a scrivere: Hi,
Mai, guardate come Gmail già mi dà la indicazione, name is Mariano and I does boh qualcosa eccetera eccetera. Guarda come Grammarly sta girando rosso e non ce la fa più perché mi vuol dire che sono davvero un incapace. Se mi metto qui mi dà subito il suggerimento, metto name chiaramente e invece and I do. Questa è una delle cose does do che per chi non è molto esperto, insomma, può fare davvero tanti tanti danni. Grammarly a me ha salvato tantissimo. Ti faccio vedere, eccola, guardate, se ci clicco, questo è addirittura ti dà anche, ti dice che quattro puntini è meglio se ne metto tre, eccetera, eccetera. Mi dice premium suggestion, chiaramente questa è a pagamento per tantissime altre cose, ma Grammarly è bellissima. Benissimo, dai, abbiamo finito. Ti ho dato queste 5 estensioni per poter elaborare meglio le tue email con Gmail. Ora ti ricordo di iscriverti al mio canale, cliccare sulla campanellina e magari mandare questo video a chi pensi che possa usufruirne. E ti ricordo che ti lascio in descrizione il codice sconto di Fiscozen. Basta cliccare ed automaticamente hai 50 euro di sconto per il primo anno. Ed ora non mi resta che augurarti un buon lavoro, un ottimo studio, una vita splendida e ti saluto con il mio. Ciao ciao, grazie infinite, alla prossima. Sai cosa siamo? Siamo il riassunto di storie sui social, a portata di smartphone, per conoscenti, parenti ed amici che non conosciamo e non salutiamo. Sai cosa penso? Siamo le menti pensanti fiaccate da show da richiamo. Dove votiamo col tonico pollice e poi ci arrabbiamo.